Mi aspetto un recupero molto forte del centro-sinistra e credo che in queste ore sia fortemente cambiato il clima. Le persone stanno, credo, iniziando a decidere e capiscono che questa coalizione è l'unica che può davvero guidare il paese. Le altre sono avventure e rischiano di far correre pericoli enormi alle famiglie e alle imprese dell'Italia. Mancano 5 giorni e lo faccio anche oggi, sarà la 20ª volta che lo faccio. Chiedo a Meloni e Salvini di dire in maniera chiara che la campagna di vaccinazione continua dal 26, qualsiasi cosa accada. Continuo a chiederglielo perché ritengo che la campagna di vaccinazione sia patrimonio del Paese, non di un ministro, non di un governo, non di un commissario. E quindi gli chiedo di dire parole chiare, di sgombrare il campo d'ambiguità, e questo silenzio giorno dopo giorno diventa sempre più preoccupante. Che cosa la preoccupa in particolare? Ma il fatto che non si vuole assumere un impegno molto semplice. Dobbiamo dire tutti quanti, tutti i candidati, tutte le forze politiche che dal 26 la campagna di vaccinazione continua. È una cosa molto semplice e molto banale. Perché non lo si fa? Si vuol fare l'occhiolino a qualche Novax? Io credo che questo gli italiani devono saperlo. Il nostro più grande avversario di queste ore, che dobbiamo aggredire metro a metro, casa a casa, è l'astensionismo.